Buonasera, ringrazio Anna Benedetti per questa generosa introduzione e per l'invito e Sergio Givone per questa articolata e profonda esposizione di un libro che mi ricorda quando ero studente in Germania quello che dicevano i miei maestri, cioè che l'autore è l'ultimo a capirsi. Forse non è vero, però certamente una lettura intelligente come quella che ha fatto Sergio Givone mi illustra degli aspetti con luce radente ai quali non avevo prestato una sufficiente attenzione e nei quali poi mi riconosco. Certo, il problema posto inizialmente da Sloterdijk, quello del parco umano, cioè di modificare, visto che l'umanesimo tradizionale, il ragionamento di Sloterdijk nella prima fase, non era riuscito a cambiare la natura umana, lui proponeva che bisogna usare l'ingegneria genetica, soprattutto l'eugenetica negativa, cioè evitare che nascano persone con difetti fisici e psichici gravi, e aveva proposto quello che chiamerei un modello di uomini di allevamento, allevati bene, secondo un criterio che era già stato esposto da un grande romanziere che veniva da una famiglia di biologi, cioè Aldous Huxley, in quel libro che si chiama Brave New World, cioè tradotto in italiano Nuovo Mondo. Qui dove li sono fatti in provetta, vengono appunto programmati per essere dei padroni alfa, degli schiavi gamma e degli intermediari beta, che è una specie di rifacimento ironico delle classi di Platone nella Repubblica. E tutti sono tranquilli perché c'è una droga che si chiama Soma che li rende felici delle loro funzioni. Successivamente Sloterdijk, come diceva Sergio Givone, ha cambiato idea ed ha puntato molto su un'autosovversione, cioè su sentire il richiamo, la voce che ci dice non sei quello che dovresti e potresti essere. Notate che questa tendenza è tipica della filosofia degli ultimi decenni e riguarda non solo Sloterdijk, ma anche un altro pensatore completamente diverso che è Michel Foucault, che negli ultimi corsi al Collège de France ha insistito molto, riprendendo modelli dello stoicismo romano, cioè soprattutto Seneca e Marco Aurelio, sul fatto che venendo meno la cogenza sociale nell'osservare certe leggi e certe tradizioni, ciascuno non potendo essere plasmato, educato dalla società, deve scolpire se stesso come una statua. Quindi un modello che si basa sulla costruzione di se stessi, cioè costruire se stessi come un'opera d'arte per evitare questa società che sta andando verso una dissoluzione, verso una crisi irreversibile. Ecco, io questi modelli sia di Sloterdijk che di Foucault, di cui ho trattato, li considero sintomi di un bisogno, ma non sostanzialmente una risposta, perché partono dalla rinuncia a una dimensione sociale e credono che soltanto attraverso un'operazione legata all'interiorità e all'individualità di ciascuno si possa sopravvivere. Io sono partito invece, come dire, da lontano, come cose mi ha detto Sergio Givone, cioè dal fatto che siamo tutti ospiti della vita, cioè veniamo al mondo senza saperlo e volerlo e soprattutto ci troviamo in un mondo già fatto da innumerevoli generazioni di uomini. Per cui a tappe forzate ciascuno, a partire dall'infanzia, deve, in quanto rappresenta una novità, perché ciascuno inizia una nuova storia,
deve arrivare a impadronirsi entro certi limiti di quello che le istituzioni, comprese quelle culturali, quindi a partire dal linguaggio, dalle leggi, deve far sì che si diventi contemporaneo di se stesso. E quindi si chieda implicitamente cosa vorrei essere, chi vorrei diventare. Notate che i bambini hanno l'abitudine di porre tanti perché, e alla fine i genitori e i maestri si scocciano e non rispondono, per cui la maggior parte della nostra esistenza, se non ci fossero correttivi della cultura o della filosofia in particolare, diventerebbe qualcosa di opaco, diciamo una personalità fatta in casa. Io ho insistito molto invece sul fatto che esistono delle vite immaginate, non solo immaginarie, cioè dei modelli che noi prendiamo sia da personalità esistenti o esistite, quindi genitori, compagni di scuola, ma anche, non so, come succedeva dal Rinascimento alla Rivoluzione Francese, attraverso i grandi modelli delle vite parallele di Plutarco, che hanno creato generazioni di classi dirigenti. E quindi noi abbiamo non soltanto le persone esistenti o esistite come modelli, ma abbiamo modelli immaginari che ci vengono dal teatro, dal romanzo, dalla poesia, e sono talmente forti e non sempre sono programmati da canoni della scuola, ma anche da incontri casuali, che noi ci nutriamo di loro, e sono attraverso questi modelli, attraverso l'immaginazione, che ci situiamo nel mondo. E non in senso passivo, attraverso semplicemente l'imitazione, attraverso la negoziazione con questi modelli, e in tal modo succede che questi modelli nel mondo contemporaneo, l'aveva già notato Madame de Stael all'inizio dell'Ottocento, diceva: ormai non c'è più nessuna esperienza diretta che non ci sembri di aver già letto da qualche parte. Oggi poi, pensate che i bambini vengono 3-4 ore di televisione al giorno, anche gli adulti, il repertorio delle vite possibili e delle trame delle vite possibili si è smisuratamente allargato, il che produce anche una specie di decalage, insomma di svilimento dei modelli, perché prima c'erano modelli gloriosi, rappresentati da eroi, da grandi capi di Stato. Vi farà senso sapere che Cicerone considerava l'esistenza di un paradiso per i politici, che stava nella Via Lattea, oggi più difficile da pensare, ma è certo che quando la politica è buona, provate a stare qualche mese senza politica, quindi non facciamo discorsi di tipo così vago e qualunquistico, discutendo di mala politica e facendo di un'era buon fascia. C'è una buona e una cattiva politica. Ecco, quindi c'erano modelli alti che erano i fondatori di religione, molte volte i santi. E poi c'è stata una caduta di modelli, si è passati dalla gloria alla fama, che è una gloria senza approvazione. Per esempio, la fama era quella di Mark Chapman, che ha ammazzato John Lennon per prendersi la sua reputazione, oppure di Erostato, che nel 356 avanti Cristo, non potendo diventare famoso per altri motivi, dà fuoco e distrugge una delle sette meraviglie del mondo, che era il tempio di Diana a Efeso. Ma noi viviamo in un momento di celebrità, cioè di persone che non hanno nessun merito spesso di carattere politico o culturale, e che semplicemente si avvicendano. Pensate che il termine celebrità deriva etimologicamente dal latino celeris, dalla radice europea kel, che vuol dire qualcosa che passa velocemente. E quindi per noi che viviamo in un mondo fatto anche di pubblicità, di gossip,
esiste un bisogno, proprio perché è una società di massa, di farsi vedere. Per cui la celebrità è una sorta di sottoprodotto delle società aristocratiche in cui ci si distingueva, diciamo, per motivi ereditari. Oggi c'è l'emersione. E questa pubblicità che vede agli altari personaggi, non so, come Britney Spears o che so, Paris Hilton, che non hanno nemmeno la giustificazione della principessa Diana, che perlomeno è seguita perché c'è l'idea del rovesciamento della fortuna, quindi chi sta in alto che cade in basso, che commuove quasi secondo i criteri della poetica di Aristotele, ma c'è l'idea appunto di contare con queste brutte abitudini, scendo un momento nella cronaca, gli applausi ai funerali, come se qualcuno volesse contare perché si aggancia a qualche altra cosa. Cioè, ma ricordo per una scatola di scarpe negli Stati Uniti che suona Living is not enough, vivere non è abbastanza. Perché se vivi senza essere riconosciuto, non nel senso alto della dialettica hegeliana del riconoscimento, ma nel senso di avere il tuo quarto d'ora più o meno di celebrità o di essere conosciuto, quindi tu non puoi funzionare. Ecco che allora il problema di ciascuno di noi è quella specie di ideale o di personalità sconosciuta che ci spinge a diventare, nel senso anche di Sloterdijk, ciò che vorremmo essere. È la domanda che si pone il giovane Cartesio: quale sentiero seguirò nella mia vita? E qua, riprendendo il discorso di Gibone, ci sono sostanzialmente due alternative, due strade. Una è quella dell'educazione, presa in senso etimologico, educo, tiro fuori, cioè che si presume che io debba estrarre da me stesso un tesoro interiore e che quindi renda esplicito ciò che è latente. E questa è una tradizione che regge tutta la nostra cultura, quindi diventa quel che sei, da Pindaro, che poi ha inventato la questione, ad Aristotele, che l'ha resa famosa, a Nietzsche, che l'ha trasformata in sottotitolo di Ecceron, c'è tutta questa idea di diventa quel che sei. Poi c'è un'altra tradizione a cui direi do una leggera preferenza argomentata, cioè diventa quello che non sei. Ho detto in altri termini vedere la personalità come un cantiere aperto di costruzione di se stessi, che non nega la precedente posizione, nel senso che non si può diventare diversi da quello che si è se non si parte da quello che si è. Quando Sergio faceva un'alternativa tra positivismo e idealismo, tutte queste opposizioni, in cui io non è che, come si dice in Toscana, cerco di fare il marcapario, perché già il vecchio Aristotele diceva che il medio è ciò che squalifica gli estremi, quindi per esempio essere coraggiosi non vuol dire fare la media tra la viltà e la temerarietà, vuol dire considerare viltà e temerarietà qualcosa per difetto e per eccesso che comunque non va bene. Ma comunque la mia idea è che esistano delle forme di collaborazione conflittuale. Mi spiego con un esempio che chiarisce alcune cose che Sergio ha detto, cioè chiarisce, rivede un'altra angolazione. I bambini, anche qua uso un termine toscano, sono un toscano acquisito, ma i bambini gattonano, cioè camminano a quattro zampe, un po' come gli animali, poi piano piano raggiungono la posizione eretta. Però i ballerini come Nureyev, mediamo grande memoria, o i calciatori come Messi si sollevano un metro e mezzo da terra. Ora la forza di gravità esiste per tutti, soltanto che la libertà del bambino che cammina a carponi o quella di chi riesce a svettare non è la stessa. Quindi tra i condizionamenti della realtà e le nostre possibilità
di diventare quello che all'interno dei condizionamenti possiamo diventare è enorme. Da qui l'importanza dell'immaginazione, perché l'immaginazione può essere una forma che degradata diventa paralisi della volontà e costruire castelli in aria. C'è un tipo di immaginazione oziosa per cui uno si chiede molte volte in momenti particolari cosa avrei potuto essere se non avessi incontrato una determinata persona, se non avessi avuto una certa esperienza, se non mi fossi imbattuto in un certo evento, libro, eccetera. In questo caso si dimentica che noi siamo il risultato di aver incontrato quella persona, di aver letto quel libro, di aver compiuto quei passi nell'esperienza che abbiamo avuto. Però la fantasia, l'immaginazione creatrice che c'è nei romanzi, nella poesia, nelle tragedie greche, mostra che i grandi capolavori sono sempre vivi, rifioriscono a ogni stagione. Cioè, un Socrate o una filosofia, Platone, uno Spinoza, o in letteratura uno Shakespeare, sono molto più contemporanei di tutti i nostri contemporanei. Quindi, voglio dire, perché c'è qualche cosa che sprigiona un senso che ci turba e che ci... Per questo, in sostanza, in noi, lo traduco in un altro modo, quello del secondo Sloterdijk, questa domanda di diventare possibilmente migliori di quello che siamo, è anche il risultato di un bisogno che dipende dalla nostra insoddisfazione, dal senso che qualcosa ci manca, dalla percezione che il nostro io più profondo non l'abbiamo ancora incontrato, che viviamo alla superficie di noi stessi. Io cito una bellissima poesia del premio Nobel Derek Walcott, che è nato nei Caraibi, per rendere più lieve questo discorso, nell'isola di Santa Lucia o Santa Lucia, che è quella famosa in Italia per la casa del cognato di Fini, ma insomma. Però è nato là e ha scritto una grande raccolta di poesie che si chiama Uva Marina, è però una poesia che si chiama Amore dopo amore, in cui dice che sostanzialmente noi non conosciamo noi stessi, noi stessi più profondo ci segue come un'ombra, e soltanto attraverso un'operazione di peel, di sbocciare l'immagine o le immagini successive dello specchio, noi ci riconosciamo, e in questo facciamo festa. Questa poesia può essere il destro per pensare a cosa siamo noi. Cioè, noi, il nostro io è una specie di corda che intreccia tutti noi e tutti i modelli accettati, combattuti, elaborati delle persone che abbiamo incontrato. Quindi, aprendo per così dire l'io, noi troviamo una quantità di persone. Come avrebbe detto Pessoa, siamo una valigia piena di gente. Ma una valigia piena di gente che ha un centro, cioè l'io è questa capacità di elaborare in noi stessi tutte queste esperienze che abbiamo avuto. Quindi certo, io, come dice Sergio, ma non ci avevo mai pensato in questi termini, mi propongo, se possiamo usare questo termine così impegnativo, un umanesimo non regressivo. Cioè ritrovare in noi, ma a livello anche sociale e a livello, per così dire, oggi di planetario, visto che le culture che per millenni sono state separate si incontrano, ritrovare una comune base di possibilità umane, di realizzazione di se stessi, che per esempio noi abbiamo in forma banale nelle celebrità. Cioè perché la gente si innamora di queste cose, delle celebrità, del gossip, perché i modelli non sono più alti? Io trovo che sia ingiusto
irridere queste tensioni, chi legge questi giornalacci, sì, insomma, senza far nomi, per gente, oggi, è sbagliato, perché dobbiamo pensare che evidentemente non si offre qualcosa di meglio, e quindi non dobbiamo guardare con discendenza questi fenomeni di società di massa, come facevano grandi personaggi come Adorno, Horkheimer, come faceva per esempio un altro grande studioso come Krakauer. Noi dobbiamo pensare che probabilmente la gente sottovive o vive in rassegnazione o non sviluppa se stessa sufficientemente, c'è uno sviluppo bloccato perché ci sono degli ostacoli che lo impediscono. Io ricordo sempre laicamente la parabola evangelica del seminatore, per cui certi semi cadono nella buona terra e si sviluppano in piante, alcune invece cadono sulla roccia e altre invece li beccano uccelli del cielo, dice l'Evangelo. E infine però ce ne sono altre che crescono e vengono soffocate dai rovi. Ecco, sono i rovi che noi dobbiamo eliminare per uno sviluppo, come dire, più ampio della comunità umana. E in questo senso il mio libro, soprattutto l'ultima parte, ha un risvolto, diciamo, politico, ma non politico nel senso propagandistico, politico nel senso che noi siamo abituati a una democrazia debole, nel senso che è una democrazia che negli ultimi decenni ha riconosciuto sostanzialmente gli aspetti, come dire, meno, non dico eroici, ma meno importanti del cittadino, che, diceva Bobbio, ha lasciato invasa una delle promesse, cioè la formazione, l'educazione alla cittadinanza. Educazione alla cittadinanza, che non vuol dire educazione a un certo partito, a un certo punto di vista, ma appunto anche la partecipazione alla costruzione del bene comune, che è motivato dall'immagine di noi che vorremmo che attraverso gli altri si facesse e che noi dovremmo contribuire anche con gli altri ad avere. E cosa succede invece? Succede che ci si lamenta giustamente perché la partecipazione politica, non parlo di questioni italiane, è limitata. I giovani soprattutto sembrano disinteressarsi. 2 milioni di persone da noi non studiano, non lavorano, sono depresse, hanno una situazione come l'economista Amartya Sen, indiano, diceva dei centinaia di milioni di suoi concittadini, pari ad esempio, che non desiderano niente perché sanno che non possono sperare niente. Quindi è una situazione di rassegnazione. Ma la mia domanda era anche come uscire da questa situazione di rassegnazione. Ora il problema è che non è vero che la gente o i giovani, io non faccio il giovanilismo, non voglio dire altre cose, ma succede che in Italia abbiamo un paese di Guicciardino in particolare, abbiamo dai 4 ai 7 milioni di volontari, nessuno li ha contati per me, che spendono parte del loro tempo, delle loro energie, con enorme generosità nell'aiuto alle persone più vulnerabili, i Medici Senza Frontiere, la Caritas e decine di organizzazioni non governative. Allora il problema è perché questi si dedicano a queste attività che sono sostanzialmente al di fuori della politica ufficiale e non si dedicano invece con lo stesso entusiasmo alla politica, perché basterebbe deviare, per così dire, un affluente di questo grande fiume per rivitalizzare la politica. Questo è il grande compito che si aspetta nelle società, non solo quelle dell'Occidente, ma dappertutto, cioè un problema di ripresa di interesse per ciò che è comune. E non parlo della retorica dei beni comuni, per quanto abbia delle nobili intenzioni, delle nobili radici. Parlo del fatto che bisogna far sì che ciascuno partecipi. E voglio finire, se ci sono domande poi vedrò altri aspetti, in maniera fiorentina. Cioè, è stato citato da Sergio
vi pone il problema di cosa vuol dire cosa. E mi rifaccio a Machiavelli. A Machiavelli è considerato un campione di realismo e di cinismo. Addirittura voi sapete che in inglese il diavolo si chiama Old Nick, vecchio Niccolò. Insomma, rende troppa importanza. Ma invece è sbagliata questa immagine di Machiavelli, intanto perché Il Principe non è un'opera di politica, questo vi potrà scandalizzare, ma Il Principe è uno di quei testi di cui esiste un genere letterario a Firenze fatto a cittadini privati oppure che riprendono il potere, come i Medici nel 1513, consigli privati appunto per la presa, il mantenimento e il potenziamento del potere. Però il grande libro politico di Machiavelli sono i discorsi, dove Machiavelli mostra, attraverso l'esempio della Repubblica Romana, come appunto ci possa essere uno scambio tra il popolo e gli ottimati, insomma, chiamo così, chi governa, e mostra anche, come un esempio molto bello, vi invito alla lettura del libro primo, paragrafo 47, dei discorsi, in cui Machiavelli racconta la storia. E cioè, quando viene cacciato Piero de' Medici nel 1494, viene un governo sostanzialmente degli ottimati, e i popolari che stanno all'esterno, giudicando, avrebbe detto Guicciardini, dalle panche, dai porticati, pensano che la situazione terribile dal punto di vista sociale, economico, sia tutta colpa di chi governa. Quando poi uno di quelli col cambiamento di governo, dei popolari, va a governare, si accorge che vedendo attraverso la conoscenza delle cose particolari che non è così, cioè che conoscendo da vicino quello che nel Principe è la verità effettuale della cosa, le questioni sono molto più complicate. Soltanto quelli che erano i suoi amici pensano che sia stato comprato e corrotto dai poteri. Questo aspetto è interessante perché ci sono due problemi filosofici, diciamo, enormi e classici, che credo che non siano stati mai studiati come si deve. Verità è, intanto, conoscenza delle cose particolari, è il termine che ha preso di peso Spinoza per il genere supremo di conoscenza, che è la conoscenza dell'res singularis, che l'acutissimus vir Machiavelli gli ha insegnato. E che quindi non si governa e non si pensa attraverso regole generali. Per Spinoza l'amor intellectualis è questo, la conoscenza delle res particulares. Questo mi porta a un aspetto filologico che mi perdonerete se ho già anticipato qualcosa, ma bisogna capire il senso delle parole. Cosa l'ha spiegata a Sergio? Ma anche res, che è la stessa radice di retor, e così come ving e thing in inglese e in tedesco si riferiscono a un verbo che significa adunarsi in assemblea per deliberare, quindi la cosa in tedesco sache, dal verbo suchen, che si cerca, è appunto ciò che ci sta a cuore, e questo è il senso di res publica. Res publica non è la cosa pubblica, è la res, ciò che, di cui si discute pubblicamente e che riguarda tutti e che ci sta a cuore. E quindi quando Machiavelli arriva nel Principe a parlare della verità effettuale della cosa e la contrappone ad andare drieto all'immaginazione di essa, dice qualcosa che non ha niente a che fare col realismo inteso in senso becero, perché intanto la verità effettuale della cosa, la cosa, l'abbiamo già spiegata, Sergio l'ha spiegata prima, è ciò che ci riguarda tutti e che ci sta a cuore. Ma verità effettuale
non è la realtà particolare dei singoli eventi. C'è una lunga storia che meriterebbe di essere ampiamente trattata, perché Machiavelli in sostanza riprende la terminologia di Aristotele. Verità effettuale è l'energia contrapposta alla dynamis, cioè è questa energia contrapposta effettuale che produce degli effetti, contrapposta alla mera possibilità astratta, quella dell'andare dietro all'immaginazione delle cose, inventandosi repubbliche che mai non furono, dice Machiavelli. Ma questo spiega a posteriori anche Hegel, che era lettore di Machiavelli, perché quando Hegel dice quel famigerato distico che per cui è stato crocifisso, ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale, per questo viene bollato, non so, come filosofo dello Stato prussiano, come un difensore dello status quo, sostanzialmente come un reazionario, si confonde anche in tedesco tra realtà e la realtà empirica. E Wirklichkeit è da Wirken, che vuol dire produrre effetti. E quindi Machiavelli, come Hegel, comunque si vogliono giudicare in altri termini, non ha a che fare semplicemente con accettare le cose come stanno, questo è anche il senso dei discorsi di Machiavelli, ma altrimenti non si capirebbe nemmeno l'esortazione dell'ultimo capitolo del Principe, realtà contro furore, cioè Machiavelli così realismo che poi si perde nelle esortazioni retoriche. Cioè, Machiavelli aveva l'idea, dice, dell'arte della guerra, che l'Italia è fatta per risuscitare le cose morte, l'ha mostrato nell'arte, nella scultura, nella letteratura, lui vorrebbe farlo con la politica, certo fallisce, non riesce, ma appunto i classici sono quelli che hanno una vita lunga, sono fatti di fraintendimenti e di comprensioni. Ecco, allora, per finire, seguire la verità effettuale della cosa significa non considerare gli eventi particolari, ma le forze che esistono e producono degli effetti pur trasformandosi. Per esempio, la famiglia è stata fondata, che so, 10, 15 mila, 20 mila anni fa, come l'esercito, lo Stato, però queste, pur trasformandosi, queste forze esistono. E quindi è anche possibile innervare di realtà le nostre posizioni, non lasciarli astrattamente come dei desiderata, oppure non considerarli semplicemente una forma di estetica dell'etica per cui io penso soltanto a me stesso. Quindi immaginare altre vite, io almeno nelle mie intenzioni ho pensato che fosse anche un contributo di ciascuno di noi che viene al mondo, in un mondo già fatto, per poterlo nei limiti del possibile e del lecito trasformare. Mi permetto un codicillo, sempre fiorentino mi ispira. Dante, nel grande libro che è La Monarchia, che in genere non si legge, proprio all'inizio dice una cosa straordinaria, pensata, credo, contro il suo maestro Brunetto Latini, che ha scritto un tesoretto, un tesoro in provenzale, dicendo che la cultura è qualcosa che mi serve personalmente, perché se vado in prigione, se in altre circostanze, è qualcosa che nessuno mi può strappare. E quindi un possesso privato. Dante dice invece che non bisogna essere una voragine, che assorbe senza restituire. Quindi è restituire la cosa importante. E la cosa bella che mette in evidenza questa idea della Repubblica è che Dante concepisce tutta la sua opera, in particolare la Divina Commedia, come una restituzione, qualcosa in più rispetto a quello che ha ricevuto dalla società. Ecco, questo vuol dire, con un esempio enorme, l'idea che ciascuno di noi, nel cercare la sua strada nella navigazione della vita, può contribuire a uscire dal mondo lasciando qualcosa. E speriamo che noi ce la caviamo.